grazie per aver accolto il nostro invito per questo evento che è stato progettato dalla soprintendenza di Ragusa. Naturalmente parleremo di matrimonio in Sicilia tra l'Ottocento e il Novecento, è una cosa inconsueta e in ogni caso il progetto è stato scritto da un maschio, da un uomo, mentre la realizzazione è tutta al femminile. Questa è un'iniziativa direttamente promossa da parte del nostro assessore Vermiglio, che stamattina doveva essere qua, però mi ha chiamato, motivi istituzionali lo hanno trattenuto a Palermo. Quando abbiamo presentato questo progetto l'avvocato mi ha chiamato e mi ha mostrato subito tutto il suo gradimento per questo evento che stavamo preparando, perché era una cosa fuori dal normale, perché è una cosa impegnativa, cioè vogliamo raccontare 100 anni di storia dal dopoguerra fino agli anni 60, parlando di matrimonio, ma tutto quello che poi c'è attorno a un matrimonio, che è un momento sicuramente di grande felicità per le famiglie, ma a volte non è solo questo, parleremo delle spose bambine, che credo che non sia un momento di grande felicità, parleremo di separazione, parleremo di tante cose. Allora, io che ho provato in prima persona ad essere fratello della sposa, figlio dello sposo, perché mio padre, non sto personalizzando la situazione, però per farvi capire meglio, mio padre si è sposato in secondo nozze, sono stato sposo e padre dello sposo, attorno al matrimonio c'è un mondo che noi cercheremo di raccontarvi attraverso questa mostra, che è fatta non solo di abiti, ma che vuole portare all'attenzione tradizioni, cultura, il modo di essere siciliano, che noi siamo un popolo completamente forse diverso rispetto al resto d'Italia, perciò abbiamo tutta una serie di situazioni nostre particolari. Chiaramente vi devo dire che nel momento in cui abbiamo messo su carta questo progetto, l'abbiamo mandato a Palermo, è passato un po' di tempo, l'approvazione è arrivata negli ultimissimi giorni. Per fortuna, dico per fortuna, il lavoro è stato affidato all'associazione Donna Fugata, che devo dire si è dimostrata subito attiva e ha fatto e sta facendo delle cose estremamente importanti. Assieme ha messo su un gruppo di persone, l'architetto Iacono è uno del gruppo che loro hanno messo su, per darci una risposta in brevissimo tempo, perché dovevano fare ricerca, dovevano trovare gli abiti, dovevano approfondire il tema del matrimonio e tutto quello che c'era attorno. E l'hanno fatto, ci hanno dato una risposta veloce, hanno migliorato il progetto sotto taluni aspetti, non poteva essere che così, essendo loro delle imprenditrici abbastanza conosciute e preparate in questo settore, per me sono state una sorpresa. Non finirò mai di ringraziarli, anche perché i tempi erano brevissimi. Noi gli abbiamo affidato questo incarico il 24-11, avvocato, sì. Hanno lavorato giorno e notte nella ricerca, sia d'archivio, andando a recuperare tutti i documenti che poi voi vedrete giorno 8, sia gli abiti e quant'altro. Allora, abbiamo accettato con entusiasmo l'invito della sovrintendenza quando dovevamo partecipare a questa gara, che abbiamo vinto perché ci abbiamo messo moltissima passione e moltissimo amore. Il tema era interessantissimo, l'abbiamo accolto con grande entusiasmo. Fra l'altro siamo andati anche a ripescare nella nostra vita di famiglia, nel nostro tessuto sociale, nella nostra realtà, e ci siamo resi conto che il materiale era pressoché infinito. I tempi, come appunto ha detto il sovrintendente, sono stati piuttosto brevi, quindi questo ci ha un po' condizionato
quantità di cose da esporre, sebbene, come vedrete da domani, devo dire, abbiamo messo su una realtà bella ed esaustiva, soprattutto perché abbiamo trattato il matrimonio scandagliando ogni singolo aspetto del matrimonio, quindi da quello storico, per cui faremo un excursus storico della storia del matrimonio in questi 100 anni, a quello sociale, quello culturale, quello artistico, sotto ogni profilo. Finiremo poi con questa sezione cinema che, fra l'altro, voglio dire, è molto rappresentativa in Sicilia, perché 4 di questi film che tutti conosciamo, Il Gattopardo, Divorzio all'italiana, Il Bell'Antonio e Sedotta e abbandonata, sono stati alcuni girati addirittura a Ragusa in alcune scene come Divorzio all'italiana, alcuni comunque rappresentano la Sicilia in ogni caso e sono rappresentativi soprattutto di 4 momenti storici diversi. Il che senza dubbio fa focalizzare, mette in evidenza quelli che sono i 4 momenti salienti di questi 100 anni, che vanno tra il 1860 e il 1960. Sono 100 anni che cambiano il mondo, credo, più di qualunque altro periodo storico, perché si salta veramente da una concezione quasi retrograda su certe cose a una modernità paradossalmente eccessiva degli anni 70. La difficoltà più grande è stata anche nel raccontare questi 100 anni della proposta del sovrintendente, che nascono dalla proposta del sovrintendente, ed è una proposta intelligente, perché voglio dire, sono 100 anni in cui è cambiato tanto e quindi sono rappresentativi proprio di un'evoluzione della donna, della famiglia in generale, anche da un punto di vista giuridico. Arriviamo al 70 con il divorzio, quindi si è stravolto il concetto di matrimonio, ma poi ci sono tanti passaggi. E partiamo dal delitto d'onore, quindi voglio dire, scandagliare il matrimonio andando al di là dell'abito da sposa, del preparativo eccetera, ma guardarlo in tutti quelli che sono gli aspetti che ineriscono il matrimonio, è veramente un'impresa titanica, devo dire. E per questo diciamo che quello che voglio aggiungere è che noi siamo stati affiancati anche in un certo qual modo e molto coadiuvati da persone dalla generosità incredibile, che sono state sia le persone che si sono disposte ad aprire la soffitta non solo materiale della propria casa, ma anche sentimentale, e ci hanno accolto aprendoci le porte di casa loro e le porte anche dei loro ricordi, facendosi intervistare, raccontandoci tutto quanto. Una su tutte è la signora Chiaramonte, che rimarrà nella nostra, veramente anche nei nostri cuori, per la grandissima generosità e il grandissimo anche acume con cui questa donna ci ha messo in luce degli aspetti anche molto diversi. E poi volevo ringraziare anche persone che veramente hanno messo la loro professionalità altissima a nostra disposizione. Uno per tutti è l'architetto Iacono e il suo team, che hanno lavorato notte e giorno al nostro fianco per rimettere gli abiti, per risistemarli e quant'altro. Il professore Uccio Barone, non solo, anche la dottoressa Marcella Burderi e la dottoressa Pulvirenti, che ci hanno aiutato a mettere ordine in quella che è stata la parte storica, e l'ingegnere Gambini, che ci ha aiutato moltissimo nel reperimento e nella selezione anche dei film da proiettare. In fondo sono 4 film che davvero ripercorrono il nostro percorso da un punto di vista cinematografico, sicuramente, perché si arriva a Divorzio all'italiana, che è precedente al divorzio perché è un film del 1961, ma che anticipa in una chiave ironica alla Pietro Germi quella che è una soluzione antedivorzio, devo dire anche forse più conveniente del divorzio, visto quanto sono nefande, soprattutto per gli uomini, devo dire, fino ad oggi, le conseguenze del divorzio. Abbiamo cercato di raccontare il matrimonio sotto tutti i punti di vista, almeno quelli che abbiamo pensato e che abbiamo reso comunque concretamente presenti in questo percorso. E, uno di quelli forse più interattivi, anzi un paio di puntate interattive abbiamo deciso di inserire all'interno del percorso, sia la nostra carissima signora Chiaramonte, che racconterà in prima persona una delle stanze che le appartengono, quindi ci sarà questa interfaccia proprio diretta con un personaggio che abbiamo intervistato, e la parte invece della sezione musicale in cui
Abbiamo proposto una scelta dopo un'introduzione generale a questa sfera un po' della cultura popolare che tutti pensiamo di conoscere ma che in pochi forse conosciamo approfonditamente. Abbiamo proposto una scelta di testi suddivisi anche un po' per argomenti che si potranno ascoltare e leggere un po' sui pannelli in modo da entrare un po' in questa atmosfera. E una nota da sottolineare, ci siamo sforzati di proporre anche un po' ovunque una traduzione in doppia lingua, quindi ci sarà la traduzione in inglese un po' dovunque, perché abbiamo pensato che il periodo, essendo quello un po' natalizio, è anche quello che più si presta a una presenza anche turistica abbastanza forte, per cui abbiamo cercato di rendere una cosa che è prettamente siciliana e nostra anche fruibile da una utenza straniera. Uno dei nostri collaboratori, degli architetti che ci hanno aiutato a un certo punto, ci hanno aiutato due architetti, posso dire i nomi? Sì. Allora, Andrea Nunzio Zago e Giuseppe Iacono sono stati preziosissimi per quanto riguarda l'allestimento. Vedrete che ci saranno delle cose veramente belle proprio dal punto di vista funzionale e estetico, ma non vi anticipo nulla. Ma perché c'è stata questa cornice, allora, avendo i tempi stretti, chiaramente noi abbiamo cercato di delegare. Vivremo sognare. Comunque, dicevo, uno di questi architetti ha detto, nella versione inglese quasi quasi assumono un'accezione aulica queste cose, che poi invece in siciliano sappiamo benissimo come sono, però sembrano quasi poetici.